Salve a tutti, eccoci qua con un nuovo video. Oggi andremo a usare due tipi di materiale che io ho già provato e sono stata molto contenta, anzi sto finendo e quindi dovrò richiederlo. E andremo a fare due tipi di occhi. In pratica uno sarà delle iridi per poi metterli in una base tonda per fare l'occhio vero e proprio, mentre un altro è un occhio, io lo chiamo gli occhi simpatici per le bamboline simpatiche perché sono diciamo come se fossi disegnati, ma poi faccio vedere così magari mi capite meglio. Allora, per fare gli occhi simpatici, così li chiamiamo, andremo a usare questo tipo di materiale e sono i fogli per i tatuaggi. Il secondo materiale che andremo a usare sarà questo. Io in questo invece farò le iridi perché sono adesive, quindi mi aderiscono bene poi alla pallina tonda bianca che farò per poi dopo mettere anche il cristallino. Insomma, è un lavoro un po' diciamo un po' lungo, però quello che a me interessa farvi vedere è che con questo tipo di materiale si può fare veramente di tutto. Anzi, io ho fatto un altro video dove facevo vedere appunto per i tatuaggi che si poteva fare anche per decorare un piatto, per esempio. Non è detto che deve essere solo un tatuaggio da mettere sulla pelle. Bene, detto questo, qui siamo il sito di Simone e qui trovate dove trovate il materiale che ho usato. Poi vi metterò anche nell'info box tutti i link. Bene, iniziamo. Allora, io ora apro il mio silhouette e per prima cosa vi voglio fare vedere un modo, diciamo, per scontornare, perché io con un'iride mi sono trovata male con la solita procedura che, come sapete, avevo fatto anche un video di come importare e scontornare un'immagine. Quindi ora vi faccio vedere come ho risolto io il problema. Come vedete, questa ha delle imperfezioni che con il metodo tradizionale verrebbe male. Ora vi faccio vedere, vedete qui c'è l'ombra, faccio vedere cosa intendo. Prendo, apro la traccia, prendo selezione traccia e seleziono. Come sapete, voi dovete riempire tutto di giallo perché una volta che è riempito è quello che noi rimane. Qui abbiamo degli spazi, quindi dobbiamo sempre andare a lavorare sulla soglia. Come vedete, se io mi allargo con la soglia, vedete, questa è l'ombra e viene tagliata anche questa. Vi faccio vedere, traccia e scollega. Vedete che qui c'è rimasto un pezzo, non è proprio tonda tonda. Quindi come facciamo per fare in modo che questa non venga tagliata? Quindi io torno indietro, prendo l'elisse e mi disegno un cerchio. Ora cerco di posizionarla in modo da farmela perfetta. Ok. Ora cosa faccio? Ho il mio cerchio, l'ho messo sopra al tondo dell'elisse, seleziono tutte e due, vado a prendere la finestra modifica e faccio ritaglia. Ed ecco qua che è venuta perfetta, vedete?
In questo è un altro modo quando non si riesce con la soglia a selezionare bene tutto. Bene, detto questo, io ora vi faccio vedere come posiziono i miei occhi, le mie iridi. Posso fare anche questa, quindi vado sul Trasforma. E siccome io faccio degli occhi da 4 mm, 6, 8, a seconda della richiesta che ho, però generalmente io nelle mie bambole gli metto 4 e 6 perché non le faccio non esageratamente grandi. Quindi facciamo 6 mm. Andiamo nella scala e chiudiamo il lucchetto e faccio 6 mm, perché voi lo sapete che le nostre misure sono in millimetri. E chiudendo il lucchetto, automaticamente anche questo mi verrà cambiato. Facciamo inserire ed ecco qua il mio occhio, che adesso è piccolo, però quando andrò a ritagliarlo e metterlo sul mio occhio è perfetto. Bene, fatto questo, cosa facciamo? Siccome dobbiamo stampare, prima di farne tanti, mi metto pagina i crocini, nella pagina i crocini di tipo 1. Io li ho portati tutti in alto in modo da avere più spazio per stampare. Adesso abbassiamo un po' per far vedere meglio. Questo sarebbe l'area. Dove andrò, scusate, farvi vedere, non l'ho riempito tutto perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Quindi come faccio adesso? Replico. Scusate. Ok, facciamo, no, basta così. E replico anche di sotto, distanza un po'. Ok, io vi ho fatto vedere come duplicare e come posizionare nell'area lavoro. Ora io avevo già preparato, vedete, questi sono gli occhi simpatici e queste sono le mie iridi. Mi raccomando, ripeto, dovete impostare la pagina come è scritto nella confezione. In pratica è 21,5 per 28 centimetri. Mi raccomando, perché sennò quando andiamo a stampare i crocini vengono sfasati. Poi altra cosa importante, ora andiamo nel occhi simpatici, che sono i primi che andrò a stampare, e quindi lo faremo nella stampa, nel materiale per i tatuaggi. Io faccio stampa, vado in preferenze. Questo è un altro trucco che ho imparato a far sì che i crocini vengano ben definiti in modo che poi la macchina non mi dà alcun problema. Vado su colore, faccio qualità alto su colore e questo, essendo un materiale non comune, metto Epson Matte. Io non so voi come avete, però ricordatevi
che non è una carta comune. Fatto questo, do ok, faccio applica e faccio stampa. Ora mi farà la mia stampa e poi non vi faccio vedere tutto il procedimento per tagliare, perché altrimenti verrebbe un video troppo lungo. Io taglio, poi lavoro ultimato, vi faccio vedere come sono venuti tagliati perfetti con la Silhouette Cameo. Bene, vedete, questi sono gli occhietti. Mi ero sbagliata che ho stampato anche questi nella carta adesiva. Comunque vi faccio vedere come li ho tagliati, come sono venuti tagliati perfetti. Vedete? Guardate. Perfetti. E vi faccio vedere quando li ho attaccati qui. Vedete, questa è questa bambolina. Ho fatto gli occhi tagliati con la Silhouette e attaccati. Ora vi faccio vedere. Ora vi faccio vedere questi. Vogliamo provare anche quelli con i tatuaggi, la carta per tatuaggi. Vi ricordo che prima di tagliare dobbiamo mettere la carta questa carta qua, questo adesivo sopra al nostro foglio che abbiamo stampato. Mi raccomando, è molto importante. Per posizionarlo bene dobbiamo prima togliere il pezzettino in alto, vedete? Mi raccomando, perché se rovinate questa pellicola purtroppo non dovete usare un'altra. Mettiamo a pari, perché vedete, se lo ristaccate, vedete come fa? Quindi mettiamo a pari bene. Poi, una volta appareggiato, prendiamo il pezzo sotto, mi raccomando, perché deve venire perfetto, e ce lo portiamo, vedete, giù piano piano, in modo, vedete, io faccio così, in modo che ce la allunghiamo un po'. Cerco di andare a pari, vedete, piano piano, in modo da portarlo giù. Vedete? Poi attacchiamo bene. E ora andiamo a tagliare, ma non vi faccio vedere tutto il taglio, vi faccio vedere quando è finito, come ho fatto con questi. Bene, allora, con una spugna, adesso ora imbevuta in acqua, mettiamo questi che sono i tatuaggi. E ho fatto già una prova, in questo, vedete, ho messo uno di questi, vedete che l'ho tolto dal di qua. E questo è bellissimo perché sembrano disegnati, mentre magari se mettevo questo adesivo si vede. Invece queste sembrano quelli fatti con la carta da tatuaggi, viene così. Ora vi faccio vedere come applicarle. Ho fatto una faccina e lo metto in questa faccina qua e scelgo questi. Questi sono diversi, vedete, prendo, vedete, li ha tagliati perfetti la macchina, vedete. Questi sono semplicissimi da mettere, anzi penso che ordinerò altra carta. Ho preso i due occhietti, tolgo la pellicola che avevamo messo, quella protettiva,
Guardate, non so se si vede, vedete? E posiziono il mio occhio in questo modo. Visto e considerato che devo posizionare anche l'altro e prima di toglierlo, mettendolo in questa maniera mi dà la possibilità di vedere comunque la stessa distanza, in modo che comunque anche l'altro occhio venga posizionato bene. Quindi tolgo la pellicola e mi posiziono, mi guardo se può andare bene la stessa distanza, la stessa inclinazione e così via. E cerco di attaccarlo. In questo modo. Ed ecco qua. Poi prendo una spugnetta o un pezzo di carta, vedete voi quelle che andate meglio, imbevuto in acqua. E metto sopra, rimango un attimino sopra e tampono, vedete? Poi piano piano la faccio scivolare via. Una volta che la carta è imbevuta tutta in acqua, vedete? Guardate. Ed ecco qua un occhio. Vedete com'è? È bellissimo. Guarda, io non pensavo, ma con questa carta mi vengono degli occhi fenomenali. Faccio così anche nell'altro. Se si è spostato, cerchiamo di metterlo. E prendo ancora acqua. Lascio un attimino sopra in modo che si attacchi bene, vedete? Tampono. Vediamo se scivola via. Bene, no? Quindi bagniamo ancora. Ed mi raccomando, deve scivolare, non dovete alzare perché altrimenti il disegno può venire male. Vedete, dovete fare scivolare in questo modo, vedete? Ecco qua. L'altro occhio. Perfetti. Magari questi adesivi vanno meglio per fare le iridi. Ora vi faccio vedere quelli che ho fatto. Faccio vedere, ho sempre fatto queste iridi sempre nello stesso modo. Ho ritagliato con la cameo, vedete, ho ritagliato con la cameo l'iride e l'ho messo nella poi pallina bianca di polimerica. Poi cotto e infine gli ho messo il cristallino e questi sono occhi per OAK che si inseriscono. Poi vi farò vedere. Ora non ho qui niente da perché le ho date via tutte. Comunque, poi vi farò vedere come vengono qui gli occhi inseriti. Bene, io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Vedete? Questo è un altro modo per usare i tatuaggi, i fogli per tatuaggi. Poi in un altro video vi farò vedere anche un altro tipo di foglio, diciamo per fare tatuaggi. Ci sono color oro, color argento e così via. Bene, spero che sia tutto.
Io vi saluto, ciao, al prossimo video e mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao!